Allora, è un risultato molto importante che su richiesta dell'Italia oggi si siano riuniti i ministri della Salute dell'Unione Europea. È stata una discussione molto positiva, approfondita, c'è la comune valutazione di rafforzare le misure messe in campo finora. L'Italia è in questo momento il paese col più alto livello di salvaguardia, di sorveglianza. Credo che questa sia la linea giusta, dobbiamo continuare su questo terreno. Grazie. Alcuni paesi hanno contestato il blocco dei voli più o meno esplicitamente, chi dicendo che bisogna rispettare le indicazioni dell'OMS, chi più esplicitamente come l'Olanda. Lei come risponde? Guarda, il documento finale su questo è molto chiaro, dice che vengono riconosciute le misure adottate come misure giuste. Io penso che questa sia una misura prudenziale, l'Italia ha tenuto sin dall'inizio un livello di criterio costruito sulla massima precauzione e la massima cautela. È un criterio giusto. Io penso che la riunione di oggi segnala che c'è una maggiore consapevolezza da parte di tutti i paesi europei che questa strada della prudenza è la strada più opportuna. Con il fatto che siamo gli unici a farlo, non è un po' una... Ma in realtà non siamo gli unici, ci sono anche, vedrete, ci sono anche altri paesi che hanno misure simili, per esempio la Repubblica Ceca, ma c'è anche da qui a qualche ora anche la Grecia non ha più collegamenti diretti. Ma io penso che sia una misura giusta, la rivendichiamo perché pensiamo che abbia consentito al nostro paese in questo momento di essere più sicuro. L'Italia aveva, prima della chiusura dei voli, 25 voli diretti su Malpensa, 35 su Roma-Fiumicino. Ogni volo aveva circa 200 passeggeri, questo significava 12.000 persone in arrivo con un rischio molto significativo. E quindi la nostra scelta ha oggettivamente ridotto in maniera molto significativa questi numeri. Gli altri grandi paesi avevano delle compagnie aeree nazionali che oggi non fanno più quei voli, quindi sono riusciti a ridurre comunque in maniera significativa quei numeri attraverso la scelta di queste compagnie. È chiaro che nel momento in cui in Gran Bretagna British Airways e Virgin non volano più, c'è lo stesso effetto che c'è in Italia. Nel momento in cui Air France non vola più, c'è lo stesso effetto che c'è in Italia. La stessa cosa vale per la Germania. Io ho molto insistito perché si facesse questa riunione. Oggi noi rivendichiamo un risultato importante per l'Italia, perché grazie alla richiesta formale fatta dall'Italia che tutti i ministri hanno discusso su un tema che è importante. La nostra linea è e resta sempre la stessa, no allarmismo, l'allarmismo è sbagliato, non ha senso, ma tenere l'asticella dell'attenzione molto molto alta. Questa è la direzione di marcia del nostro governo e io rivendico che in questo momento l'Italia è il paese in Europa che ha il più alto livello di salvaguardia. Le questioni diplomatiche, le questioni economiche sono tutte importanti e le analizzeremo con la massima attenzione come già il governo italiano sta facendo, ma la salute viene prima di tutto, questa è la linea del governo italiano. Avete dei nuovi dati sulla diffusione del contagio nei 27 paesi membri? Vi siete scambiati? Ma sono i dati noti dell'ECDC e dell'OMS. Ministro, avete discusso per caso di eventuali misure sulla libertà di circolazione in futuro nel caso di un'ulteriore espansione del virus? Chiaramente adatteremo tutte le misure all'evoluzione di questa vicenda. In questo momento, dal mio punto di vista, non ci sono ragioni per ridurre le misure, per ridurre la circolazione a livello europeo, tra i paesi dell'Unione Europea. Ci sono rischi per gli approvvigionamenti sia di medicinali sia di materiale protettivo a livello di Unione Europea e di Italia? Io non credo che ci sono questi rischi. Ma è chiaro che bisogna anche su questo tenere molto alto il livello d'attenzione, è stato uno dei temi di cui si è discusso. Grazie, arrivederci. Grazie.